Salve a tutti ragazzi, oggi parliamo del triangolo di Tartaglia e delle sue proprietà, delle proprietà aritmetiche soprattutto, perché quelle algebriche le lasciamo per un'altra lezione. Diamo un'occhiata a chi era il nostro Tartaglia. Innanzitutto un po' di storia. Il caro Tartaglia in realtà si chiamava Nicolò Fontana. Il soprannome Tartaglia gli venne dato perché aveva un difetto di pronuncia. Questo difetto di pronuncia però gli fu causato da una ferita che ha riportato durante il saccheggio di Brescia nel 1512. Ha insegnato a Verona, Mantova e Venezia e oltre ad aver scoperto il famoso triangolo di cui parliamo oggi, ci ha regalato anche altre intuizioni, soprattutto legate alle equazioni di terzo grado. In realtà noi oggi ci occupiamo del famoso triangolo e vediamo in che modo questo triangolo è così importante, perché è così importante e quali sono le sue particolari proprietà. Il triangolo di Tartaglia è una tabella fondamentalmente, una tabella formata da tanti numeri. Questi numeri seguono una regola abbastanza precisa, che è una regola che adesso andremo a vedere con calma. Ogni riga è legata alla successiva, e in che modo? Noi che cosa facciamo? Mettiamo sul vertice in alto un 1 e sui due lati, sinistro e destro, mettiamo tutti 1. A questo punto cosa succede? Succede che i numeri della riga successiva sono legati a quella precedente, perché il numero che noi troviamo è la somma dei due numeri della riga precedente che gli stanno sopra direttamente. In questo caso cosa vedete voi? Vedete che qui ho un 2 che è dato dalla somma di 1 e 1. 1 più 1, 2. Qui c'è un 3 perché è dato dalla somma di 1 più 2. Qui allo stesso modo c'è un 3 perché è dato dalla somma di 2 più 1. Ed ecco qui quello che succede. Vedete? Laddove ci sono le caselle superiori, insieme si uniscono per dare quello successivo. In questo caso noi abbiamo 1 più 1, 2. 2 più 1 fa 3. 3 anche in questo caso. Qui avremo 3 più 1 che fa 4. 3 più 3 che fa 6. E 3 più 1 che fa 4. In questo modo possiamo costruire tutto il nostro triangolo di Tartaglia, che ovviamente è infinito. Noi non lo guarderemo tutto, ci limiteremo ad alcune righe. Diamo un'occhiata, come detto, alle particolari proprietà del triangolo di Tartaglia. La prima proprietà è che è simmetrico, cioè i numeri che ci sono a sinistra e a destra della linea centrale, a sinistra e a destra dei numeri che io ho marchiato in rosso, sono gli stessi, quindi è come se fossero specchiati. Questa riga verde che io ho evidenziato rappresenta una simmetria assiale, un asse di simmetria. Tutto quello che c'è a sinistra è uguale a quello che c'è a destra. Qui c'è un'altra proprietà, perché i numeri che compaiono sono 1, 2, 6, 20, 70 e via dicendo, possono essere divisi per rispettivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e via dicendo, e si ottiene una successione che è composta da 1, 1, 2, 5, 14 e via dicendo, che è la successione di Catalan, di cui oggi non parleremo, però vi lascio come indicazione, come ricerca futura se la cosa vi incuriosisce. Altra proprietà. Le somme dei numeri di ogni riga danno le potenze di 2. Che significa che danno le potenze di 2? Perché qui ho solo 1. 1 è uguale a 2 alla 0. Sulla seconda riga ho 1 più 1, che è uguale a 2. 2 alla 1, 2. Sulla terza riga ho 2 più 1, 3, più 1, 4. 2 alla seconda. Terza riga, quarta riga, 3 più 1, 4, 7, 8, 2 alla terza. 16, 2 alla quarta. 32, 2 alla quinta, via dicendo. Quindi ogni riga rappresenta le potenze di 2, quindi altra particolarità del triangolo. Ce n'è un'altra molto particolare, che si chiama mazza da hockey. La mazza da hockey è particolare perché se io inizio a sommare i numeri di una diagonale, se poi vado al numero che è quello al bordo della mia successione, ottengo la somma di tutti gli altri. Per esempio, guardiamo questi verdi. Diagonale verde, 1 più 4, 5, 5 più 10, 15, 15 più 20, 35. Eccola qua la mazza da hockey. C'è anche la mazza da hockey più corta. 1 più 7 fa 8, 8 più 28, 36. Qui succede la stessa cosa, 6 più 1 più 21 più 56 fa proprio 84. Se volessimo cercarne una nostra, per esempio, potremmo andare qui e faremmo 1 più 3, 4, 4 più 6, 10, 10 più 10, 20, ed ecco qui la nostra mazza da hockey.
qui ho riportato la stessa cosa ingrandita, ma vedete che è esattamente identico: 4 più 1, 5, 5 più 10, 15. Quindi ci sono tutte queste diagonali con l'angolo retto, che vengono chiamate mazze d'oche perché somigliano ovviamente alla mazza d'oche, che sono un'altra proprietà del nostro triangolo di Tartaglia. Altra proprietà: se io prendo di nuovo i miei numeri di Tartaglia, e questa volta non faccio somme, ma semplicemente li prendo come numeri a sé stanti, qui ho 1, che è 11 alla 0, perché 11 alla 0 è 1. Qui ho 11, che è 11 alla prima. Qui ho 121, che è 11 alla seconda. Qui ho 1331, che è 11 alla terza. Qui ho 14.641, che è 11 alla quarta. In realtà questa proprietà esiste anche per le righe successive, solo che bisogna fare un calcolo un pochino più complesso, e anche in questo caso ve lo lascio come curiosità. Se volete, potete anche, diciamo così, implementare la vostra conoscenza e andarvi a cercare che cosa succede per le righe successive. Altra proprietà importante, anzi fondamentale direi, è quella del fatto che il nostro triangolo di Tartaglia sia legato alla serie di Fibonacci, alla successione di Fibonacci. Per ottenere la successione di Fibonacci basta prendere le diagonali e sommare tutti i termini appartenenti a una stessa diagonale. In questa diagonale c'è solo un numero 1, che è proprio 1, primo numero della successione di Fibonacci. Sulla seconda diagonale c'è ancora solo 1, quindi 1, 1. La terza diagonale fa 1 più 1, 2. Qui ho la quarta diagonale, 1 più 3 più 1, scusate, 2 più 1, 3, questa è la quarta diagonale. La quinta diagonale io ho 3 più 1, 4 più 1, 5, ed eccolo qui. Quindi vedete che tornano tutti quanti i numeri della successione di Fibonacci. Che cosa succede ora? Succede che la successione di Fibonacci ci porta a un altro grandissimo numero, famosissimo numero della matematica, che è Fi, ovvero il numero aureo, la sezione aurea. Perché? Perché se adesso io provo a dividere i numeri della successione di Fibonacci tra di loro, in che modo? Dividendo il successivo per il precedente, conseguente per l'antecedente, ottengo un numero che si avvicina sempre di più al numero della sezione aurea, che come sappiamo è un numero irrazionale. Proviamo. Qui non ho un altro numero prima, quindi non c'è un risultato, ma qui se faccio 1 diviso 1, 1, 2 diviso 1, 2, 3 diviso 2, 1,5, 5 diviso 3, 1,666, e così via. Man mano che io faccio divisioni successive, il numero che trovo si avvicina sempre di più al valore della sezione aurea, il valore di Φ, che lo si incontra durante la costruzione di un segmento, ma lo si incontra anche in altre situazioni particolari, lo si incontra in tantissimi aspetti legati alla zoologia, alla botanica, all'etologia, addirittura all'astronomia. Perché? Perché, e qui vi lascerò il link in descrizione, questo l'ho già fatto in un'altra sezione, come si costruisce una spirale aurea, che è quella che troviamo qui per esempio, utilizzando un rettangolo aureo, questo rettangolo in blu, un rettangolo che ha il rapporto fra il lato lungo e quello corto, che è proprio il rapporto aureo. Vi rimando, vi dicevo, al modo in cui si costruisce questa sezione aurea, come si costruisce la spirale aurea, che è una spirale tipica di tutte quante le conchiglie attuali. Ma non solo le conchiglie attuali hanno la spirale aurea, quindi costruite secondo il rapporto 1,618, anche quelle estinte, come le ammoniti per esempio, anche loro sono costruite secondo la sezione aurea, secondo una spirale aurea. Anche le foglie di molte piante lo sono, vedete che qui ci sono le spirali, si vedono chiaramente le spirali, e sono spirali auree. Anche la disposizione dei semi del girasole realizza delle spirali, e queste spirali sono spirali auree. Anche il broccolo romano ha la spirale aurea, come vedete qui. Queste sono tutte quante spirali auree. Anche il volo dei falchi segue la spirale aurea. Ma anche molte galassie sono costruite secondo la spirale aurea, quindi portano con sé ancora il numero aureo e quindi ancora la successione di Fibonacci e quindi anche il triangolo di Tartaglia. L'ultima proprietà che andiamo a guardare nel triangolo di Tartaglia, e anche questa ve la lascio come spunto, come stimolo di ricerca, è quello di ottenere delle figure di tipo frattale. In questo caso si ottiene una figura geometrica che è chiamata triangolo di Sierpinski.
lo si ottiene colorando le celle che hanno numeri dispari. Se io coloro le celle che hanno numeri dispari, lascio in bianco dei triangoli e dei quadrati. Le figure che io ottengo sono dette figure frattali, perché sono figure caratterizzate dal ripetersi all'infinito dello stesso motivo, su scala sempre più ridotta o scala sempre più grande, se volete vederlo nell'altra direzione. Questa è una definizione abbastanza intuitiva. La cosa impressionante è che in natura sono molto presenti i frattali, ma la loro particolarità è quelli che sono autosomiglianti, cioè nel grande c'è il piccolo, nel piccolo c'è il grande. Io qui ottengo un triangolo con due quadratini, qui ottengo un triangolo grande che è simile al precedente, che ha due triangolini vicini, che a loro volta hanno i due quadrati vicini, come in questo caso. Se allargo ancora il mio triangolo di Tartaglia, otterrò triangoli sempre più grandi che hanno sempre i triangoli più piccoli vicini, fino a che hanno a loro volta i quadrati più piccoli vicini. Quindi ottengo una figura che si autoreplica a scale diverse, che ovviamente è proprio la definizione di frattale. Spero che questa mia lezione vi sia stata interessante, che possa servirvi come stimolo per andare a cercare quelle proprietà che io in questo momento non ho elencato del triangolo di Tartaglia, che sono altrettanto interessanti. Buon lavoro ragazzi e alla prossima!